Questa è la sede teramana di Equitalia. La storia che vogliamo raccontarvi oggi è una storia che comincia qui, il 30 marzo del 2011. È una storia di persone e di numeri, di orrori e dolori, di carte e di burocrazia e di soldi, di tanti soldi. Ma è anche il ritratto un po' triste di un paese che non sa comprendere, di una crisi che uccide. Ed è una storia di persone, naturalmente, e come tutte le storie di persone hanno un protagonista. Solo che questa volta il protagonista ha un nome, che vale doppio. Era un mercoledì, il 30 marzo del 2011. Un mercoledì come tanti, a Teramo faceva già caldo. Antonio Zuccarini, detto Tonino, imprenditore conosciutissimo in città, quella notte non aveva dormito bene, non si sentiva molto bene, aveva deciso di non andare a lavorare. Io ero rimasto a casa, quella mattina stranamente non stavo molto bene. E a un certo punto guardo il telefono, avevo il silenzio, e quindi vedo che arrivano le prime telefonate, Monte Paschi di Siena, BNL, poi la Banca delle Marche, poi la Tercas, quindi capisco che stava succedendo qualcosa. E rispondo all'ultima chiamata, che era quella della Banca di Teramo, mi risponde l'operatrice e mi dice: signor Zuccarini, qui sta succedendo qualcosa di strano, perché l'Equitalia le ha iscritto un'ipoteca su tutti i suoi immobili per un equivalente di 9 milioni di euro. Lì per lì mi sono trovato un po' perplesso, dico: vabbè, forse sono 9 mila euro, ci stiamo sbagliando. La signorina mi fa: no, guardi che sono 9 milioni di euro, quindi la prego di venire subito con urgenza qui in direzione per chiarimenti. Al che erano le 8:15, mi precipito direttamente alla sede dell'Equitalia con il mio consulente. E lì all'Equitalia mi accolgono con un po' di sarcasmo quando io ho detto: vi siete sbagliati, non sono io. E subito sono venuti due o tre funzionari, mi hanno riferito che si trattava di un debito con contratto con l'INPS, perché dico: guarda, è impossibile, perché io con l'INPS non ho nulla a che vedere, se non che loro mi devono pagare degli affitti, in quanto avevamo appena acquistato il palazzo dell'INPS dove loro sono conduttori. Quindi dico: fatemi vedere l'iscrizione che avete messo. Al che mi portano il foglio dell'iscrizione ipotecaria, vado a controllare la partita IVA, vado a controllare l'indirizzo, non ero io. In realtà si erano sbagliati per un caso di omonimia e la persona che dovevano condannare non ero io. C'è stato un attimo di panico all'interno dell'Equitalia, io ho chiesto cortesemente di liberarmi subito l'ipoteca, e lì per lì non hanno fatto nulla, hanno preso dei giorni, poi dopo 6-7 giorni di tempo hanno fatto una riduzione della ipoteca, ma il danno era stato già fatto. Tonino Zuccarini comincia la sua battaglia, comincia la sua rincorsa ad una verità che deve essere riaffermata, perché non basta una lettera di Equitalia che dica che sì, c'è stato un errore di omonimia, servono altre carte, servono altre spiegazioni, servono altri fogli. C'è una causa in corso, io spero che l'Equitalia sia chiamata in giudizio e che risponda del danno che mi hanno causato. Ripeto, il danno è anche psicologico, soprattutto morale, umano, più che un danno economico, perché io intanto sono andato in segnalazione sulla CRIF, e una segnalazione di 9 milioni di euro, sfido chiunque altro imprenditore, avrebbe avuto delle ripercussioni nefaste. Da quel giorno a oggi
tenga presente che io sono un cliente affidato sul sistema per circa 25-30 milioni di euro. Da quel giorno non sono riuscito più a prendere un centesimo dalle banche. Abbiamo paura della nostra cassetta delle lettere, che vai a vedere, una volta c'erano le cartoline, adesso c'è un'ingiunzione di una cazzo di Equitalia, c'è una bolletta che non capisci. Ma guardi, il terrorismo fiscale non deve esistere, devono esistere delle leggi che vanno fatte rispettare, però vanno fatte rispettare soprattutto verso i grandi evasori fiscali, e fino adesso purtroppo sono stati al riparo degli intermedi di Equitalia. Però il danno purtroppo è venuto ancora più in là, perché praticamente anche le società a cui io facevo capo, e quindi dove ero amministratore, sono stato costretto purtroppo a dimettermi, perché anche le società stesse non riuscivano più a prendere una lira di finanziamento, con danni notevoli. Innanzitutto ho dovuto rinunciare alle mie spettanze come amministratore, poi ho dovuto rinunciare perfino alle società. Non l'ultima, la più grande, è quella di un grosso intervento a Giulianova, dove purtroppo c'erano previsti dei grossi guadagni e ahimè ho dovuto abbandonare. Addirittura lì ho rimesso la bellezza di 200.000 euro per poter uscire dalla società stessa. Purtroppo, per non far mettere nei pasticci anche tutti i miei soci, io avevo 25 società all'epoca. Circa 24 forse. E oggi mi rendo conto che ho subito dei danni notevoli dal punto di vista psicologico, sicuramente, e se oggi sono qui lo devo soprattutto ai miei figli e alla mia famiglia. Non è facile resistere a una pressione simile. Ma diciamo che dal punto di vista professionale penso che ho chiuso la mia attività, in quanto se oggi chiedo un piccolo affidamento alla banca mi tirano un calcio nel sedere. Solo una mia società, che posso tranquillamente dirlo, che è il villaggio che abbiamo a Roseto, è riuscito a prendere un finanziamento, se non quando io fossi uscito dalla società stessa. Quindi ho dovuto rinunciare al posto di amministratore, poi la banca ha erogato. Io mi occupo di questa battaglia contro Equitalia da ormai molti anni. Ho scritto un libro lo scorso anno con l'aiuto di Antonio Dubrano ed è servito per aiutare con i ricavi le famiglie in difficoltà e le tante persone che hanno tentato i suicidi. Tanta disperazione l'abbiamo vista negli occhi, e io voglio raccontarla oggi qui. Intanto spieghiamo che cos'è Equitalia. L'80% degli italiani la conoscono, che nel 2010 su 24 milioni di famiglie 18 milioni hanno ricevuto cartelle esattoriali, ma Equitalia è una società dello Stato che ha una partecipazione del 51% Agenzia delle Entrate e 49% IMS. Le segnalazioni, purtroppo, una volta che si è sul sistema della CRIF è difficile uscirne indenni, perché per esempio la segnalazione mia è scritta sulla prima pagina della visura ipocatastale. Ho 8-9 fogli di immobili in proprietà, quindi l'annotazione finale di restrizione
che poi è stata fatta la restrizione, non è stata fatta la cancellazione. Io al giorno 30 marzo avevo con l'Equitalia una semplice rateizzazione già in corso. Loro di proprio arbitrio, loro arbitrio, hanno messo un'ipoteca di 125.000 euro non dovuta fino a quel giorno e tuttora ne sto pagando le conseguenze. Quindi l'annotazione, dicevo, viene fatta a margine nell'ultima pagina, nessuno la va a vedere. A oggi tutte le banche continuano a chiedermi relazioni su relazioni. Addirittura i primi giorni dell'iscrizione alcune banche mi hanno chiesto il rientro dei fidi. Devo dire la verità, le banche locali ovviamente hanno capito il problema e siccome ho sempre avuto rapporti trasparenti e seri con le banche con cui lavoro da 30 anni, sono affidato per 25 milioni di euro, non a caso, vuol dire che ho un rapporto trentennale con la Tercas e decennale con le altre banche. Adesso anche per me, nonostante sono riuscito a resistere per tutto questo tempo, abbiamo pressioni da tutte le parti. Oggi ci si è messa anche la Tercas, che in questa situazione è difficile, e Tercas è stata per noi imprenditori, diciamo, la banca di riferimento. Mi auguro per l'istituto che possa trovare una soluzione al più presto e torni ad essere la nostra banca. Quindi, dicevo, le banche locali mi hanno un pochettino appoggiato fino ad oggi. E, invece le banche nazionali ovviamente alla prima nota di iscrizione che è comparsa sul sistema CRIF mi hanno voltato le spalle, accendendo i fari su tutto il mio gruppo, e da lì è nata la catastrofe. I sistemi di Equitalia sono dei sistemi che in molti hanno definito violenti. Questo Stato l'hanno sentito ostile e financo nemico. Senti, io mi vedo come un cane, ma c'è una cartella di Equitalia, volevo impegnare un po' di oro per vedere. Il grammo quant'è? 24,76. Andrei a prendere 3.286,64. Ma c'è molta gente che ha cartelle di Equitalia e viene qui? Sì, qualcuno c'è. Giovani, signori di età, signori di mezza età, indiani, c'è di tutto. Ma cosa vi portano? I politici dico che ci sia la massima trasparenza su tutti i fronti, e snellire un po' la burocrazia sicuramente, e aiutare a velocizzare chi vuole investire. Oggi, se pensiamo che nel settore dell'edilizia ci sono dei ritardi enormi, dalla presentazione alla pratica all'esecuzione dei lavori. Oltre al sistema bancario ci si mette pure l'attività comunale, questo magari si potrebbe evitare. Questo è il primo passo importante che l'amministratore e il politico deve guardare in primis, perché da noi dipendono poi le sorti dell'economia. Noi abbiamo tra le mie attività un centinaio di dipendenti e ogni mattina abbiamo l'incertezza di affrontare la giornata, figuriamoci se ci si mette pure il politico e l'amministrazione. Quando ti succede una cosa come questa, quando all'improvviso l'Italia della carta, l'Italia degli orrori, l'Italia degli errori, il paese della burocrazia, ti condanna a un momento di marginalità, ti condanna a vivere il senso dell'insicurezza, e in quel momento tutto cambia colore, cambia anche la percezione delle amicizie. È un dispiacere questo pesante, perché mi sono accorto che anche gli amici ti voltano un po' le spalle. Questa è stata la cosa che più mi ha ferito e anche un po' allontanato. Da,
da un giro di amicizie che magari si pensava fossero più vere. Dal punto di vista umano è stato un dramma perché dalla sera alla mattina ci si ritrova per terra e se non si è bravi a reagire si può tranquillamente capitolare. Posso dirle una cosa che mi differenzia in modo brutale dal mio amico Pierluigi Bersani su questo tema? Che loro, quando hanno dovuto combattere sta roba qua, hanno fatto Equitalia, che è uno strumento che è stato forte coi deboli e debole coi forti. Oramai siamo ai suicidi di massa, Equitalia sta spingendo i cittadini, i lavoratori, i piccoli proprietari a gesti individuali, a gesti di autolesionismo, al suicidio. Non nascondo che qualche riflessione negativa l'ho fatta pure io. Però, ripeto, bisogna essere forti e io penso che questa situazione avrà degli strascichi notevoli. La cosa che fa più male è essere coscienti del fatto che sarà difficile ritornare professionalmente sul sistema. Difficile perché oggi è già difficile il momento. Con una spada sulle spalle così pesante, io penso che sarà impossibile ripartire per me. Però anche se sembra una frase fatta, non cambia tutto. Anzi, qualcosa resiste, qualcosa sopravvive, qualcosa addirittura si intensifica. Ci sono state... C'è stato un amico che mi ha fatto delle manifestazioni di stima e di affetto anche quando c'è stato proprio il momento clou che si è saputa la notizia. Sono piccole esternazioni che però colpiscono e fanno piacere da una persona magari da cui non te l'aspettavi. E ripeto, la cosa che mi spinge oggi a continuare sono i miei figli e la mia famiglia. Altrimenti avrei abbandonato da tempo. La storia di Tonino Zuccarini finisce qui. O meglio, finisce qui il nostro racconto, perché la storia continua. La storia continuerà nelle aule giudiziarie, con la causa che Tonino Zuccarini ha intentato a Equitalia, che sarà discussa nei prossimi mesi. La chiusura più giusta, forse, di questo servizio, di questo speciale che abbiamo dedicato a questo caso di burocrazia, di numeri e di orrori, di dolori e di carta e di soldi, è il motto di Equitalia, che recita così: per un paese più giusto. L'Equitalia è una macchina. Come voi ben sapete, se ci può passare sopra dal punto di vista umano è del tutto indifferente.